Amici sportivi alla visione, campo sportivo Posto di Prato La Serra, decima giornata del campionato nazionale Under 17, si affrontano i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Ternana. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo come sempre dalla squadra che ospita l'Avellino. Che schiera? Pizzella tra i pali numero 1, numero 2 De Martino, 3 Cosanova, 4 Sparano, 5 Calabrese, 6 Girasole, 7 Caruso, 8 Dapice, 9 Andreozzi, 10 Barzaghi, 11 Krivka. In panchina siedono Avella, numero 12, poi Battaglia, Centrella, Casale, Bocchetti, Raiola, Tozza, Silvestri e Alvino. Allenatore signor Vincenzo Scafa. La Ternana risponde con Luciani, numero 1, numero 2 Lucentini, 3 Gentile, 4 Mignone, 5 Canalicchio, 6 Mazzarani, 7 Nesta, 8 Mennini, 9 Antonelli, 10 Filipponi, 11 Francescangeli. In panchina Pernini, Tiberti, Colarieti, Longhi, Siragusa, Saraceno, Cubai, Pagliarini e Lucci. Allena il signor Goffredo Carocci. La terna arbitrale è composta dai signori Giampiero Miele di Nola, poi Ernesto Napoli di Salerno, primo assistente, e Danilo Iaccio di Salerno, secondo assistente. Tutto pronto per l'inizio del match, giornata soleggiata anche se la temperatura è ben al di sotto della media stagionale. Nel corso di questo primo tempo, che ricordiamo dura 40 minuti, l'Avellino in completa tenuta bianca attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, percorso inverso ovviamente per la Ternana nella tradizionale casacca rosso-verde. Sarà l'Avellino a battere il calcio d'inizio, partiti proprio in questo momento. Il lancio subitaneo di Calabrese sull'out di sinistra, l'intervento di Lucentini. Insiste l'Avellino sulla tre quarti. Dapice, c'è la posizione di offside segnalata a un calciatore bianco-verde, calcio di punizione per la Ternana, che manovra con Filippini. La formazione ospite ora fa girare palla, l'appoggio di Canalicchio al compagno. Ecco Filippini, Lucentini, all'indietro per Luciani. Ancora circolazione di palla per gli Umbri, Canalicchio, lo scambio con Mazzarani. Siamo nella tre quarti avellinese, l'anticipo ottimo di De Martino. Ora Gentile, Francescangeli, Canalicchio, va giù Filippini. La scorrettezza evidente di Dapice ai danni del capitano della Ternana, calcio di punizione per gli ospiti. Eccolo Filippini nuovamente in possesso palla, si rifugia in Luciani. L'appoggio sulla sinistra per Canalicchio, in attesa la squadra bianco-verde, che quest'oggi è in completa tenuta bianca. Gentile, ultimo tocco del numero 3 Umbro, rimessa laterale per gli Irpini, che possono imbastire un'ulteriore manovra. Con le mani De Martino, il tocco all'indietro di testa di Canalicchio, uscita pronta di Luciani, che ha scelto bene i tempi dell'uscita. Si è preso qualche rischio Canalicchio con il suo colpo di testa all'indietro. Mignone ora per la Ternana, Gentile, Filippini, Mignone, si allunga il pallone, l'intervento di De Martino che resta contuso sul sintetico di Prato La Serra. Si rialza il numero 2 biancoverde, calcio di punizione per gli Irpini, da Girasole a Calabrese. Filippone. Rimessa laterale per la Ternana, di testa l'intervento di Cosanova, Mignone, Gentile, l'appoggio sulla sinistra per Francescangeli, altro intervento di De Martino che riesce a guadagnare una rimessa con le mani. Siamo giunti al secondo minuto, 0-0 tra Avellino e Ternana, ricordiamolo, decima giornata d'andata del campionato nazionale Under 17, girone C. Con le mani è pronto De Martino, di testa Canalicchio, ancora la Ternana con Gentile, Filipponi, Mazzarani,
Canalicchio, Filipponi e non Filippini, come avevamo erroneamente detto in precedenza. Il pressing su Gentile che riesce a cavarsela. Ancora un passaggio di Gentile. Mennini. Palla sulla sinistra per Francescangeli, che è in posizione regolare. Scivola Francescangeli, ritorna in possesso palla. La piroetta di Francescangeli che porta ancora palla. Ecco Filipponi. Il lancio in verticale tentato dal capitano Ternano. Il compagno non ha raccolto l'invito. Pizzella è pronto all'appoggio corto a beneficio di Girasole. De Martino. Girasole. Il lancio in avanti del numero 6 biancoverde ha intercettato per la tenata Canalicchio. Mignone. Mazzarani. Lucentini. Il cerchio di centrocampo, Mignone esce dal cerchio, poi Mazzarani in avanti, può manovrare Filipponi. Francescangeli, ancora il movimento di Francescangeli, appoggio verso terra per un compagno, intercettato invece da un avversario. Canalicchio, la fase di gioco in cui è la Ternana a menare le danze, anche se sinora occasioni non se ne sono viste. Il nostro cronometro è scoccato il quarto. Mennini, Lucentini. Mennini perde palla sul pressing di Capitan Barzaghi dell'Avellino. Ora Andreozzi non riesce ad incunearsi. Andreozzi, rimpallo sul corpo dell'attaccante biancoverde, rimessa dal fondo per la Ternana. È pronto Luciani a ripartire. Canalicchio avanza in maniera lemme. Canalicchio, poi l'appoggio per Mazzarani. Alzare a testa il numero 6 Ternano. Ora Lucentini sul versante di destra. Filipponi lascia scorrere per un attimo. Ancora Mazzarani, la ricerca del corridoio giusto, del varco giusto, la Ternana. Attenta la retroguardia biancoverde. Riparte l'Avellino con Girasole. De Martino. Palla intercettata, però c'è ancora De Martino per l'Avellino. Girasole si lascia soffiare il pallone da Francescangeli che va sul fondo. Il raso terra basso. La palla che resta nei pressi dell'area piccola. La barriera biancoverde ha respinto il pallone. Il muro irpino sulla conclusione a botta sicura di un calciatore ternano. Squadra ospite pericolosa. Insiste il team rossoverde. Duro intervento di De Martino ai danni di Mignone. Calcio di punizione per la Ternana. Il direttore di gara richiama l'attenzione dei sanitari umbri. Ha bisogno di soccorsi il numero 4 Ternano. Obiettivamente rude l'intervento di De Martino, il numero 2 biancoverde ha rischiato l'ammunizione. Sesto del primo tempo, 0-0, accompagnato fuori dal rettangolo di gioco Mignone. Ternana momentaneamente in 10, ma Ternana che ha l'opportunità ora di rendersi pericolosa, di creare un qualcosa su calcio di punizione. È Filippone il capitano a battere il piazzato. Pronto Filipponi. Due gli uomini in barriera sistemati da Pizzella. Ecco il fischio del direttore di gara. La traiettoria arcuata di Filipponi. E poi sotto misura di destro. Non trova lo specchio della porta Canalicchio, che si era ben inserito. Occasione gol per la Ternana al settimo del primo tempo. Ora l'uscita di Luciani. Si è lasciata trovare impreparata la retroguardia biancoverde sul calcio di punizione arcuato di Filipponi. Intervento di Canalicchio però non è stato vincente. Si resta sullo 0-0. Ancora Mignone, ci prova Mignone
Ancora Ternana, la gran botta di Iniesta, la respinta di un calciatore biancoverde. Insiste la formazione allenata da Carucci. Gentile, Francescangeli prova ad avanzare, il rimpallo favorisce la presa di Pizzella. Match gradevole sinora. La partita la sta facendo la Ternana. Rimessa laterale per l'Avellino che ora può respirare. È pronto Rosanova con le mani. Barzaghi. D'Apice. Pallone non filtra. Attenta la difesa ternana. Ora Filipponi. Avanza di gran carriera Filipponi. Ha sulla sinistra Antonelli e lo serve. Castotega basso. Dovrebbe esserci rimessa laterale per la Ternana. L'intervento in chiusura di Girasole ad anticipare tutti. Va a raccogliere il pallone il numero 3 Gentile. Dovrebbe essere rimessa laterale, vediamo. Sì, è rimessa laterale. Seppur nei pressi della bandierina. Palla in aria, lo spiovente, la sfera scodellata. Intervento su Francescangeli, un po' rischioso, un po' avventato. Un difensore biancoverde. La palla però schizza sul fondo senza che il signor Miele ritenga di intervenire. È pronto Pizzella al rilancio. Il destro del portiere avellinese. Il colpo di testa di Barzaghi. La riconquista palla la Ternana. Anticipo su Mignone. Ecco Gentile. All'indietro per il numero 5 Canalicchio. Vicino alla marcatura qualche minuto fa. La fida di corpo di Iniesta. Intervento di Calabrese sul numero 7 Ternano. L'ultimo tocco è di Iniesta. Messa con le mani per l'Avellino. Ecco servito Sparano. Ha errato la rimessa Rosanova. Inversione del faro laterale. Con Esta, il palleggio non riesce, prova a ripartire l'Avellino, Mignone ha arrestato l'avanzata dell'avversario ed ha servito il suo portiere. Il lancio di Luciani era, occhio all'inserimento di Caruso che sfrutta le lunghe dell'avversario, il diagonale, Grassotega del numero 7, si distende Luciani e blocca il pallone, fiammata avellinese al minuto numero 11. Caruso bravo a sfruttare la leggerezza dell'avversario, poi dal versante di destra ha lasciato partire un diagonale piuttosto debole in verità. Nessun problema per Luciani che si è adagiato ed ha bloccato il pallone. Ora Nesta, l'altro numero 7, cross al centro, area liberata. Adesso Caruso che prova ad avanzare, accelera il numero 7, viene inseguito da Gentile, va giù Caruso, lascia correre il direttore di gara. Occhio ad Antonelli, duello in velocità con Calabrese. Travolto il difensore biancoverde, calcio di punizione per l'Avellino. Le scuse di Antonelli, l'indirizzo dell'avversario. Calabrese pare non gradire il chiarimento dell'avversario. Resta a terra il numero 5 Campano, anche in questo caso viene richiamata l'attenzione del massaggiatore. È il dodicesimo del primo tempo, 0-0 qui a Prato La Serra tra Avellino e Ternana. Avellino e Ternana che nel corso di questa stagione si sono già incontrate per ciò che riguarda il settore giovanile, sia a livello di under 15 che a livello di under 16. Il bilancio è in parità, una vittoria per parte, l'1-0 dell'Avellino sulla Ternana nel campionato under 15. Poi la vittoria ternana invece nel torneo Under 16, gare che si disputarono qui nello stesso giorno. E Avellino e Ternana si sono incontrate già in campionato
a livello di prima squadra. Qualche settimana fa in Serie B, la vittoria della squadra di Toscano su quella di Benny Carboni per una rete a zero grazie al gol di Lasic. Ma ritorniamo al settore giovanile. Ora Mennini, gioco di prestigio di Francescangeli, elemento davvero interessante. Incespica poi Francescangeli, prova con veemenza a ritornare in possesso palla, a guadagnare un calcio di punizione. Fallo su di lui di Caruso. Punizione per la Ternana. Ancora Filipponi alla battuta. Occhio perché nella circostanza precedente la formazione allenata da Carocci ha creato un serio pericolo alla porta difesa da Pizzella. Siamo al 14esimo, un minuto allo scoccare del quarto d'ora. E con la battuta di Filipponi, palla in aria, non ci arriva nessuno. In due, quelli della Ternana a non aver impattato la sfera. Si salva l'Avellino, ora riparte la formazione di Scafa. Ternana ancora pericolosa sui calci piazzati. Krivka, lo scatto di Caruso, offside, non si è accorto della segnalazione dell'assistente Caruso. Calcio di punizione per la Ternana. Krivka che è riuscito a ritagliarsi un posto nella squadra primavera. Ha debuttato tra le fila del team Renato da Cioffi nella vittoriosa gara casalinga contro il Pescara. Francescangeli, Filipponi per vie centrali. La sfera non giunge a Mignoni. Caruso allontana di testa. Ora Canalicchio, Mignone, Francescangeli. Ancora Francescangeli, non riesce il passaggio di ritorno a Mignone. Va giù Andreozzi. Non è stata ravvisata nessuna irregolarità. Rimessa laterale comunque per l'Avellino. In questi primi 15 minuti di partita sicuramente molto più pericolosa la Ternana, molto più pericolosa ed intraprendente la formazione di Carocci. Votata al gioco di rimessa la squadra campana. Ora Krivka. Porta palla Krivka. Barzaghi, lotta Barzaghi, il capitano biancoverde all'indietro per Calabrese, accendono di pressing di Antonelli, torna in possesso palla la Ternana. Ecco Calabrese, Krivka, rincorre la sfera il numero 7 Caruso, lo tende al varco Gentile, appoggio di De Martino, ancora Caruso. Filipponi, girasole, erra l'assist, adesso Mennini, lancio d'esterno destro a beneficio di Antonelli che entra in aria, ancora Antonelli, su di lui rinviene Calabrese, calcio d'angolo per la Ternana. Capovolgimento di fronte da parte dei ternani che ha condotto ad un calcio d'angolo. Filipponi dalla bandierina. Ecco la battuta del corner, palla in aria, l'intervento a botta sicura da parte del numero 5 Canalicchio, ancora pericoloso, e Pizzella si è ritrovato il pallone tra le mani. Ancora un inserimento di Canalicchio, stavolta Pizzella è intervenuto bloccando con sicurezza il pallone. Disimpegno faraginoso ora degli uomini ternani, l'errore di Lucentini, di media Filipponi. Mennini, Canalicchio, sbaglia Canalicchio. Su
sulla sinistra agisce Gentile, Francescangeli, Mignone, ancora Francescangeli, prova a rientrare Francescangeli, cross in aria, intervento in tuffo da parte di Calabrese ed è il vantaggio, c'è il vantaggio della Ternana con Canalicchio al 18esimo. Anzi no, trattasi di Antonelli che è riuscito a portare in vantaggio la Ternana al minuto numero 18, il gol di Antonelli che ha raccolto il cross di Francescangeli. Dunque al 18esimo la Ternana sblocca il punteggio, per quanto visto sinora è un vantaggio assolutamente meritato. Dunque Antonelli sblocca lo 0-0. Gentile, Mennini, Gentile, Canalicchio, Gentile, ancora Canalicchio, Filipponi, sbaglia Antonelli il controllo. Può ripartire l'Avellino con Rosanova. Sparano a cercare lo scatto di Rosanova. Mazzarani riesce a difendere la palla. Richiamo verbale per Rosanova. Ecco Mazzarani. Mennini, Lucentini, Filipponi, prova il pressing il numero 8 d'Apice, Canalicchio all'indietro per Luciani, portiere spedisce il pallone in fallo laterale, rimessa per l'Avellino, De Martino, Sparano, ancora De Martino, messa bianco-verde, Barzaghi anticipato, la Mignone che sfugge al controllo di Sparano, avanza Mignone, il break Ternano, ora Nesta, palla in aria, Calabrese, Pizzella fa su il pallone, altro passaggio giudicato non volontario da parte dell'arbitro. Pronto Pizzella, rilancio. Krivka, il controllo di sinistro, ancora Krivka. Lucentini su di lui. Ancora Avellino. Ha tentato il passaggio di ritorno per Krivka Andreozzi. Si profila il primo cambio di questa partita. Esce il numero 3 biancoverde Rosanova. Al suo posto il numero 19 Silvestri. Primo cambio operato da Vincenzo Scafa. 21esimo del primo tempo. Silvestri al posto di Rodovanova. Di testa Andreozzi, palla in aria, occhio a Barzaghi. Palla indietro per De Martino, prova a rendersi pericoloso l'Avellino, ora d'Apice, Krivka, il dribbling su Nesta, Krivka, palla in aria, non riesce ad impattare di testa Andreozzi, la palla sfila direttamente in fallo laterale sul versante opposto, rimessa con le mani per la Ternana, Canalicchio, cambia gioco, serve sulla destra Lucentini, il pressing di Krivka, Lucentini, diagonale preciso per Mignone che può avanzare, lo scatto del numero 8 Mennini che non riesce a calciare verso lo specchio della porta, c'è comunque calcio d'angolo per la Ternana, ancora pericolosa.
retroguardia Erpina tagliata a fette, dalla bandierina Francescangeli. 23esimo, la battuta del numero 10, la respinta di Andreozzi. Ora Krivka si allunga il pallone, ma viene sgambettato. Calcio di punizione per l'Avellino. 23esimo, Avellino 0, Ternana 1. Decide la rete di Antonelli al 18esimo. Barzaghi. Silvestri anticipato. Ecco Filipponi. Fermato a sua volta da Sparano, ci riprova la Ternana a lunga distanza con Nesta. Nessuna difficoltà di sorta per Pizzella. Riceve Barzaghi, il capitano degli Irpini. De Martino. Lancia in avanti a cercare Caruso, palla irraggiungibile per il numero 7. Altra rimessa con le mani per la Ternana. Mignone. Mazzarani. Mennini. Riesce a servire in qualche modo Onesta, che però non riesce ad addomesticare la sfera. Rimessa laterale, stavolta per la formazione padrona di casa. Krivka. Il controllo un po' precario, ma che comunque riesce a servire il compagno. Ora De Martino. Manovra la formazione di casa. Altro lancio in avanti. Rimessa a Ternana. Gentile. Canalicchio. Filipponi. Mignone, ancora Filipponi, la finezza di Filipponi, cercava di servire Mignone, solo che il direttore di gara ha fatto da ostacolo. L'azione Ternana non si è completata, ma gli Umbri ora hanno da loro un calcio di punizione. Lucentini sul punto di battuta, passaggio corto di Filipponi per Mennini, appoggio sulla destra per Nesta, il cross di Nesta, la respinta di Sparano. Ora Krivka. Evita il fallo laterale, il lancio debole di Calabrese, insiste la Ternana con Mennini, ancora Mennini, fa fuori l'avversario, palla in aria, il destro di Antonelli, l'ultimo tocco di un calciatore biancoverde, altro corner per la formazione allenata da Goffredo Carocci, che sta conducendo per una rete a zero sull'Avellino, qui a Prato La Serra. Sta decidendo il gol di Antonelli al 18esimo. Ecco la battuta dell'ennesimo corner di testa e c'è la sfortunata autorete di Barzaghi sul colpo di testa, se non andiamo errati, di Mazzarani. È il 26esimo, l'autorete di Barzaghi sul colpo di testa di Mazzarani. Si era superato Pizzella, è stato sfortunato l'estremo difensore biancoverde, perché sulla respinta la sfera è terminata sul corpo di Barzaghi. A quel punto la palla è diventata una saetta impazzita e fatalmente si è insaccata per il 2-0 degli Umbri. Ora diventa difficile il compito della squadra di casa. Luciani con tutta calma. Dunque Avellino 0, Ternana 2. Canalicchio, Luciani, Mazzarani, Luciani, Canalicchio. Fallo di Silvestri ai suoi danni. Calcio di punizione per la formazione ospite, che ora gioca sul velluto, forte del doppio vantaggio. Canalicchio all'indietro per Luciani e con Mazzarani dal suo stacco in piena aria è scaturita poi l'azione che ha portato all'autorete di Barzaghi. Ancora Ternana,
Mignone, ci prova Mignone, si gira il destro telefonato del numero 4 rosso-verde che si scusa quasi con i compagni. Pizzella invita i suoi compagni ad avanzare, il lancio dell'estremo difensore bianco-verde di testa Mazzarani, Nesta, poi Lucentini. C'è fallo su Krivka, calcio di punizione per l'Avellino che ora deve cercare di rientrare in partita dimezzando lo svantaggio e poi giocarsi il tutto per tutto. 28esimo, siamo in prossimità della mezz'ora di gioco. La Ternana sta conducendo per 2-0 e Krivka a battere il calcio di punizione, palla bassa, la facile respinta dei calciatori ternani. Ora Barzaghi, superiorità numerica, 3-1, l'appoggio sulla sinistra per Antonelli, ancora Ternana, tutto facile per Filipponi che con freddezza, con calma olimpica, siga la terza rete al 29esimo del primo tempo. L'eroraccio di Barzaghi ha innescato la ripartenza ternana. La formazione ospite ha fatto valere la superiorità numerica. Terminare d'attacco Filipponi che di destro con freddezza ha superato Pizzella per il 3-0. Il match ora diventa una montagna da scalare per la squadra di casa. D'Apice si fa rubare palla da Mennini, ora in scioltezza la Ternana, ancora Mennini che penetra in aria, calcio d'angolo per la formazione ospite che sta maramaldeggiando, ancora Filipponi dalla bandierina, il capitano umbro autore del gol del 3-0. Alto calcio d'angolo, il tocco di Gentile e palla sul fondo. Riparte l'Avellino. De Martino, rilancio di Barzaghi. Rimessa laterale con le mani errata, inversione. La scaramucce tra Caruso e Canalicchio. Il direttore di gara invita alla calma. Si riprende a giocare. De Martino con le mani. Palla che schizza in aria, vita facile per Mazzarani, ordinaria amministrazione per il numero 6 ternano che con una certa comodità lascia scorrere il pallone sul fondo. La rimessa di Luciani, il rischio di Filipponi sul pressing di Silvestri. Mazzarani intercetta Barzaghi. Palla Ternana torna in possesso palla. Mennini, stordito l'Avellino. Canalicchio, Gentile. Anticipato capitano Filipponi, ma si arresta sin da subito l'azione, la ripartenza avellinese. È impreciso Silvestri, sbaglia anche la Ternana. Ora D'Apice, Caruso, che ha avuto una buona opportunità sullo 0-0. Lo scatto di Caruso, cross dal fondo. Rincorre il pallone Krivka, riesce a mantenere la sfera in campo. Il cross di Krivka dall'alto di sinistra, lo stacco di Gentile ad allungare a beneficio del numero 11 Francescangeli. Il dribbling di Francescangeli alla fine però viene atterrato da De Martino. Ancora Scaramuccia in campo. Richiamo verbale
del direttore di gara, l'indirizzo numero 4 Mignone. Gli slalom ubriacanti di Francescangeli. Adesso Mazzarani, Mennini, gioco di prestigio anche del numero 8 Rosso Verde. Avanza Mennini, l'appoggio sulla destra per Nesta, è pronto Antonelli in area. Porta palla per Onesta, l'indietro per Filipponi, assist errato del capitano Ternano. Pizzella, indeciso sul da farsi, alla fine serve il compagno più vicino. Trattasi nella circostanza di Calabrese. Ecco Krivka, la sfera non perviene a Caruso, ma può essere innescato Silvestri, lo scatto di Silvestri che circunnaviga, il cross del numero 19 biancoverde, il palleggio di Caruso, l'uscita di Luciani ad anticipare il numero 7 biancoverde. Timide fiammate per l'Avellino, anche se la situazione è alquanto complicata. La Ternana sta conducendo per 3-0. Ecco Luciani, servito da Canalicchio. Mazzarani ha intercettato il pallone d'apice. Palla spedita in faro laterale. Vana l'attesa di Mennini di ricevere la sfera. Rimessa comunque con le mani per gli Umbri. Siamo proprio nei pressi della panchina ospite. La sfera arriva a Mignone. Filipponi, Mennini, Nesta, il cross del calciatore Ternano, lo stacco di Mignone, conclusione centrale, sicuro Pizzella, gli applausi dei simpatizzanti ternani al seguito dei calciatori rossoverdi. Barzaghi, Caruso, va giù il capitano biancoverde, si continua a lottare. Ecco d'apice, stavolta c'è fallo, calcio di punizione per l'Avellino. Ha interrotto il gioco il signor Miele, appartenente alla sezione di Nola, coadiuvato, ricordiamo, dai signori Napoli di Salerno e Iaccio di Salerno. Filipponi, perde palla Lucentini, va in difficoltà sull'attacco dell'avversario, cross in aria, stava quasi per essere tentato dalla rovesciata Silvestri. C'è Barzaghi per l'Avellino, il filtrante non è preciso, ne approfittano i ternani che manovrano con Francescangeli, ora Gentile all'indietro per Luciani. 36esimo al nostro cronometro, Ternana avanti di 3 gol qui a Prato La Serra. Rimessa laterale per l'Avellino. Non cambia il battitore De Martino, palla direttamente in area di rigore. Va giù in area un calciatore biancoverde. Si continua a giocare. De Martino sbaglia il filtrante, il lancio di Gentile, sbaglia pure lui. Sparano, Calabrese, Krivka. Mazzarani in anticipo sull'attaccante, lascia scorrere la sfera Mazzarani, rimessa dal fondo per la Ternana che si sta difendendo con ordine. Cannalicchio, lancio del numero 3, palla nel cerchio di centrocampo, lo stop di Mennini, l'appoggio per Nesta, il sinistro di Nesta che non trova lo specchio della porta. Ci ha tentato il numero 7 dalla media distanza, è stato impreciso. Riparte l'Avellino con Calabrese, lancio in avanti di Calabrese, l'intervento di Canalicchio in chiusura. Mignone, Nesta può avanzare le ula del suo tecnico all'indirizzo proprio del numero 7, il filtrante di Nesta, non ci ha creduto Antonelli. Attaccante ternano si è lasciato trovare leggermente impreparato sulla verticalizzazione del compagno.
Ora l'Avellino con Calabrese. Andreozzi anticipato da Mazzarani. Messa laterale per l'Avellino. Ci si avvicina all'intervallo. 3-0 per la Ternana. Mazzarani, rilancio del numero 6 Umbro. Antonelli ingaggia un duello con gli avversari, alla fine Girasole anticipa tutti, il dribbling di Girasole, Krivka, Filipponi anticipa l'avversario per la precisione d'apice, ora Mennini, Filipponi, Mazzarani, servito ancora Filipponi, Lucentini, Nesta, entra in area Nesta, ci riprova di sinistro, Nesta, palla sul fondo, il numero 7 ha tentato la conclusione a giro, nemmeno in questa circostanza ha trovato lo specchio della porta, Barzaghi, lo scatto di De Martino, viene fermato da Mignone, il quale gli ha sbarrato la strada, rimessa laterale comunque per la formazione di casa. A caccia del gol della bandiera. Barzaghi. Calabrese. Ci prova dalla distanza Calabrese. Conclusione di sinistro senza pretese del numero 5. ...39 il nostro cronometro. Luciani. Lancio per Gentili, perde palla Gentile, alla fine a terra Barzaghi, parte subito l'Avellino, ma la Ternana è attenta, Mignone, Filipponi, palla ancora per Mignone, sbaglia Mignone, Krivka, innescato il numero 11 biancoverde, Mennini ruba palla a Krivka, ancora Mennini. Capalbio, Mennini finisce col perdere palla, ancora Krivka, la respinta di Mazzarani, Silvestri ci prova, conclusione smorzata, con calma Francescangeli, ora Gentile, Canalicchio, ancora Gentile, Canalicchio, Mazzarani, Lucentini, Nesta, pallone filtra Antonelli, lotta con Sparano, la segnalazione dell'assistente di destra dell'arbitro a segnalare la scorrettezza di Antonelli, calcio di punizione per l'Avellino, riceve palla Barzaghi, il capitano irpino, Girasole, Barzaghi, la sventagliata di Barzaghi a beneficio di Krivka che viene rimontato da Nesta, irregolarmente però calcio di punizione per la formazione di casa, intervento di Nesta su Krivka, opportunità per la formazione di mister Scafa in chiusura di frazione. Sarà lo stesso Krivka a battere. E con la battuta del numero 11, palla sul secondo palo, l'uscita di Luciani che devia la palla in corner. Reclamavano il fallo i calciatori della Ternana, intanto è rimasto al tappeto un calciatore rosso-verde nel contrasto precedente. Si rialza intanto il portiere Luciani, era Antonelli il calciatore ad aver subito un colpo nel contrasto, nell'elevazione. Comunque c'è calcio d'angolo per la formazione di casa per via della deviazione in corner di Luciani in uscita. Ultima chance di frazione per l'Avellino per cercare di accorciare le distanze. Sotto misura c'è il gol siglato dall'Avellino con
Andreozzi proprio in chiusura di frazione. L'Avellino accorcia le distanze con Andreozzi. Le proteste ternane all'indirizzo del guardaline. È finito comunque il primo tempo. Ha cerchiato il guardaline. Le proteste ternane all'indirizzo dell'assistente. Si va negli spogliatoi con la ternana in vantaggio per 3-1 sul gong. La formazione di casa ha accorciato le distanze con Andreozzi. A risentirci per il commento dei secondi 40 minuti. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dal campo sportivo opposto di Prato La Serra. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Ternana, valevole per la 10ª giornata d'andata del campionato nazionale Under 17. Il primo tempo si è chiuso con la Ternana in vantaggio per 3-1. Gli Umbri si erano portati sul 3-0, l'Avellino è riuscito all'ultimo secondo di frazione ad accorciare le distanze al culmine di un'azione molto molto contestata dai ternani, che reclamavano il netto fuorigioco di Andreozzi al momento della battuta a rete. Il direttore di gara, consultatosi con il suo assistente, non è stato dello stesso avviso, assegnando la rete all'Avellino tra le vibranti proteste della Ternana. E dunque ora si riprende a giocare per il secondo tempo, che vede gli Umbri battere il calcio d'inizio e l'Avellino ad attaccare dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Intanto qualche avvicendamento tra le fila irpine nel corso dell'intervallo. Ad esempio si vede in campo il numero 15 Casale, che riceve palla proprio in questo momento. Quindi un piccolo stravolgimento tra le file della formazione di casa, chiamata ora ad una clamorosa rimonta. Siamo sul 3-1 per gli Umbri. Vedremo anche se è cambiato qualcosa nell'11 di partenza di mister Carocci. Ecco Filipponi, il cross di Filipponi teso. La palla rimbalza, poi Pizzella fa su il pallone. Riparte Casale, ancora Casale, De Martino, appoggio per Bocchetti, anche lui new entry del match. Casale, dialogo tra i due entrati. L'Avellino, che nel corso del primo tempo aveva già avvicendato Rosanova con Silvestri, ma il numero 19. Ecco Krivka, il cross di Krivka, palla respinta. Palla ancora in aria, insiste l'Avellino, con relativa calma la Ternana libera la propria area di rigore. Rilancio di Lucentini, strattonato regolarmente Antonelli, autore del gol dell'1-0, calcio di punizione per la Ternana. 1 minuto e 45 secondi al nostro cronometro. Canalicchio. Effettivamente la Ternana sta meritando il vantaggio, fatto molto molto di più nel corso del primo tempo. Al di là delle tre reti ha giocato meglio degli avversari, ha creato molto di più rispetto agli avversari. E l'Avellino prova a rimontare lo svantaggio. Vedremo cosa accadrà nel corso di questo secondo tempo, che è iniziato da qualche minuto. Andreozzi, autore del gol che ha riacceso la fiammella della speranza per i campani. Luciani, il rilancio dell'estremo difensore ternano. Ecco Nesta, tra i migliori nel corso del primo tempo, anche se tra le fila ospiti non ci sono delle insufficienze. La squadra di Carocci ha disputato un ottimo primo tempo. Sparano, Avellino ha fatto quello che ha potuto. Antonelli, Alvino per l'Avellino. Andreozzi, la sfera non perviene a Caruso.
Mignone gira per Gentile, Cannalicchio, Mazzarani, alza la testa Mazzarani, poi serve sulla destra Lucentini, palla di ritorno per Mazzarani, si riparte da Luciani, Filipponi che parte dalla retrovie, Mennini, Nesta, aveva ricevuto da Mignone il cross di Nesta, di testa dall'altra parte interviene il numero 11 Francescangeli che non riesce con il capo a calibrare la sfera. Palla sul fondo, rimessa per l'Avellino. Pizzella. Barzaghi. Bocchetti. Girasole. Non intravediamo Calabrese per l'Avellino, quindi il numero 5 biancoverde non è più della partita. Filipponi. Ancora Filipponi che ha ricevuto dal compagno. Ora Mignone. Lo scatto sulla sinistra da parte di Francescangeli. Anche lui tra i migliori. Un gradino sopra gli altri, il numero 11 Ternano. Messa laterale per la formazione Umbra, che resta in zona d'attacco. Si incarica della battuta Gentile, l'appoggio con le mani al beneficio di Mennini. Conserva palla Mennini. Si intersardisce nel dribbling, alla fine commette fallo. Calcio di punizione per la squadra padrona di casa. È il quinto della ripresa, Avellino 1, Ternana 3. Ancora Avellino con De Martino, Casale, il controllo di Casale, di testa Mennini, ancora Avellino, il sombrero, per un attimo è intercettato Onesta, Krivka, pallone non filtra, rimessa per l'Avellino. Ecco Krivka che ha esordito in primavera contro il Pescara. Gara che ha visto gli Irpini di Cioffi prevalere per 2-1 sugli abruzzesi. Rimessa dal fondo per la Ternana. Luciani con calma va a sistemare il pallone sul punto di battuta. Mazzarani, Luciani con qualche rischio di testa, Sparano che dopo l'uscita di Barzaghi è diventato il capitano dell'Avellino, fuori dunque anche Barzaghi che ha sulla coscienza per così dire l'azione che ha condotto la Ternana a siglare la terza rete. Mennini, Filipponi, il dai e vai dei Ternani, intervento pulito di De Martino su Francescangeli. Altra rimessa con le mani per la Ternana, intanto altro cambio per l'Avellino, esce Andreozzi, al suo posto Tozza, casacca numero 18. Caruso, tra i pochi rimasti in campo rispetto all'ultimo, all'11 iniziale, schierato da Scafa. Filipponi, Cannalicchio, Mazzarani, invece non ci sono cambi per la Ternana. Sul rettangolo di gioco Carocci ha ripresentato l'11 di partenza. Messa laterale per gli Umbri, Mennini,
Filipponi. Avanza la Ternana, Mignone. Il palleggio, la circolazione di palla dei rossoverdi. Alla fine Menini sbaglia, regalando la rimessa con le mani agli avversari. Sparano. Casale. Krivka. Lancio per Silvestri, che non riesce a servire il compagno più vicino. Ritorna in possesso palla la Ternana. Mazzarani. Canalicchio. Ecco Mignone che taglia il campo, l'appoggio per Mennini. Sulla sinistra Gentile, avanza Gentile, lo scontro con De Martino. Duro colpo ricevuto da De Martino, del tutto fortuito. Dolorante il numero 2 biancoverde, soccorso dal massaggiatore che ha ricevuto l'autorizzazione del direttore di gara ad entrare sul rettangolo di gioco. E intanto anche la Ternana opera una sostituzione. Dovrebbe uscire il numero 9 Antonelli, al suo posto il numero 19 Pagliarini. Lascia il sintetico Antonelli, autore del gol dell'1-0. Pagliarini al suo posto. È il decimo del secondo tempo. Mezz'ora al triplice fischio, più eventuale recupero. Non cambia il parziale di fine primo tempo, 3-1 per la Ternana. Mazzarani. Filipponi. Mignone. Canalicchio. Lancio di Canalicchio, palla irraggiungibile per il neo entrato Pagliarini, rimessa per l'Avellino. Un inizio di frazione sicuramente più soft rispetto ai primi minuti del primo tempo. Non ci sono molti spunti. Ora Tozza. Lucentini. È chiaro che la Ternana ha tutto l'interesse a gestire la partita, ad addormentare il match. I dribbling di Filipponi, ora Mennini, l'appoggio sulla sinistra per Gentile, intervento di De Martino che con decisione anticipa l'avversario, rimessa per la Ternana. La sfera non giunge a Mignone, prova il break la formazione di casa, occhio a Tozza che avanza, porta palla a Tozza. Vince un secondo contrasto, appoggio per il compagno. Alla fine Canalicchio mette d'accordo tutti e sboia la matassa, facendo ripartire i suoi. L'intervento di Bocchetti, ma la palla è uscita, gesto di stizza di Bocchetti, all'indirizzo però dei compagni. Ecco la Ternana in movimento con Canalicchio, all'indietro per Luciani. Appoggio per Mazzarani, prova il pressing l'Avellino, il lancio in avanti di Mazzarani, il controllo di Krivka che non è riuscito ad evitare la fuoriuscita del pallone, si è impegnato cercando l'intervento in tackle numero 11 di Scafa, tutto vano, rimessa con le mani per gli umbri, è pronto Lucentini, di testa la spizzata di Krivka. Sparano, non serve Pizzella che era pronto a ricevere. Ora Alvino, fermato Krivka da Mennini, porta palla Krivka per vie orizzontali. Intervento di Casale, Canalicchio, Mignone. Gentile, ancora Gentile,
che ha eluso in primo momento l'avversario. Ora c'è fallo subito dal numero 11 Francescangeli, calcio di punizione per la Ternana, che nel corso del primo tempo si è resa pericolosissima sui calci piazzati. Appunto Filipponi a battere il calcio piazzato, posizione ideale per un destro, folta la barriera sistemata da Pizzella. È il tredicesimo del secondo tempo, il calcio di punizione di Filipponi, la battuta di destro, l'intervento plastico di Pizzella, gli applausi del pubblico sugli spalti, e a nostro avviso Pizzella può senza ombra di dubbio considerarsi il migliore in campo dell'Avellino. A dispetto delle tre reti siglate, si è reso protagonista di una serie di buoni interventi che hanno reso il passivo meno pesante. Il tuffo, il volo plastico dell'estremo difensore biancoverde sulla punizione precisa, ben calibrata di Filipponi. Lancio di Girasole, palla in aria, libera Lucentini, ancora Filipponi, Gentile, Mignone, ecco Filipponi. Si è quasi scontrato con l'arbitro Pagliarini. De Martino in chiusura su Francescangeli che non molla. Il pallone filtra. Ancora De Martino. Finta il passaggio. Erra De Martino. Ha un'opportunità. Francescangeli che la sfrutta. L'errore di Pizzella al minuto numero 15. Ha servito una pallaccia all'avversario, Francescangeli lo ha dribblato e con freddezza ha depositato il pallone in porta per il 4-1 Ternano. Quindicesimo rete di Francescangeli, poker umbro a Prato la Serra. Stavolta Pizzella ha sbagliato. Passaggio avventato. Francescangeli in maniera scaltra ha rubato palla, lo ha dribblato, poi sotto misura, con precisione, ha spedito il pallone in fondo al sacco. Era un bocconcino troppo succulento per lasciarselo sfuggire. Ora 4-1 per la Ternana. La forbice che separa le due squadre nuovamente di tre reti. Ora Canalicchio, portapalla, licenza ad avanzare per Canalicchio, Nesta, Mignone, Gentile, Filipponi, Canalicchio, Mazzarani. Reclama rinforzi Mazzarani. Fermato Nesta, Caruso per l'Avellino. Krivka. Fallo sul numero 11, calcio piazzato per i biancoverdi. Sarà Krivka a battere. Il sinistro del numero 11, l'uscita sicura di Luciani sul tiro cross abbastanza prevedibile per la verità di Krivka, la prontezza comunque del numero 1
rossoverde. Mazzarani, palla per Canalicchio, lancio di Canalicchio, uscita ai limiti dell'area di Pizzera di piede, palla che salza a campanile, Mignone a raccoglierla, giù Mignone, calcio di punizione per la Ternana. Conta i passi il direttore di gara, potrebbe riprovarci Filipponi, altri avvicendamenti tra gli umbri. Esce Gentile per la Ternana. Fuori anche Nesta. In campo il numero 14 Colarieti. Ci riprova Filipponi. Potrebbe tentare la battuta, fuori Caruso per l'Avellino, la battuta bassa stavolta, uno schema, non riesce a battere a rete il numero 5 Canalicchio, ancora pericoloso sulle sue sortite. Caruso, no no, non è uscito Caruso, rettifichiamo. Krivka con le mani, si è recato nei pressi della panchina forse per abbeverarsi. Sparano all'indietro per Pizzella, Girasole entrato per Avellino, Battaglia forse al posto di De Martino. Non vediamo più il numero 2 in campo. Ecco Sparano. Intercettato Pagliarini. Francescangeli. Lucentini. Filipponi. Lascia scorrere per Canalicchio. Palla ancora per Filipponi. Mignone. Gioca bene la Ternana. Ancora Filipponi, avanza Filipponi, si defila, cross a mezza altezza, palla che spinta, il destro di Pagliarini, palla alta. Il programma della decima giornata del campionato nazionale Under 17, girone C, si è disputato l'anticipo tra Perugia e Salernitana, il match si è concluso sullo 0-0, poi Avellino Ternana, Frosinone e Bari, Napoli Benevento. Seguiamo questa azione dei Ternani intanto, ancora la formazione rosso-verde, se la cava l'Avellino nella circostanza. Dicevamo Napoli Benevento, Palermo Latina, Pescara Crotone e Roma Ascoli. La classifica vede in testa il Palermo con 23 punti, la Roma seconda a 22, Ascoli 17, Napoli e Crotone 15, Bari 13, Salernitana, Latina e Frosinone 12, Perugia 11, Pescara 10, Ternana 9, Benevento 7, Avellino 1 punto. Ancora Ternana che con questo successo, ma può dirsi, il match può dirsi archiviato, sale in classifica a quota 12 punti in attesa di conoscere i risultati, e c'è il quinto gol della Ternana, il cross di Mazzarani, lo stacco preciso di Mignone in piena area, palla imprendibile per Pizzella.
Mignone porta 5 le reti della Ternana, la precisa zuccata di Mignone, lasciato libero di colpire. Altri cambi per la formazione rossoverde, abbandona la contessa Lucentini ed anche Mignone, che ha fatto giusto in tempo ad inserire il suo nome sul tabellino dei marcatori. Il capitano ternano ora è Mazzarani, che ha avuto il merito di calibrare al meglio il cross e favorire la testata vincente di Mignone, che non ha lasciato spazio a Pizzella. Adesso c'è il valzer delle sostituzioni, il match non ha più nulla da dire. La Ternana vince per 5-1 a Prato La Serra, supremazia umbra mai messa in discussione. Il prossimo turno, l'undicesimo, prevede Ascoli Pescara, Bari Napoli, Benevento Ternana, dunque Ternani che giocheranno nuovamente in campagna tra 7 giorni, poi Crotone e Frosinone, Latina Roma, Perugia Avellino, Salernitana Palermo. Lo scatto del numero 19 Pagliarini, Saraceno, Pagliarini, portapalla, respinta con il corpo di un calciatore bianco-verde, c'è il fuorigioco di rientro, sanzionato al numero 7 Caruso, Longhi, Lucci, Canalicchio, Longhi, ancora Longhi, sempre il numero 15 a tentare il lancio, lo scatto di Siragusa, lotta Siragusa, non lo molla però Battaglia, difende il pallone numero 13 Campano, alla fine c'è calcio di punizione per l'Avellino, anzi di messa laterale e non calcio di punizione. 25esimo, un quarto d'ora al termine del match, Avellino 1 Ternana 5, va giù un Ternano in area di rigore proprio sotto gli occhi dell'arbitro, riparte l'Avellino, lo scatto in posizione regolare del numero 18 bianco-verde Tozza, che fallisce un'ottima opportunità a tu per tu con Luciani, ha calciato ma ha spedito il pallone al lato. Luciani parla ancora per il portiere ternano, appoggio per capitano Mazzarani, adesso Colarieti, il velo di Saraceno, l'invito non raccolto da Longhi, lancio di piede di Pizzella, di testa Mazzarani, palleggio del capitano ternano diventato tale dopo l'uscita di Mignone. Battaglia, intanto c'è un calciatore bianco-verde a terra, viene richiamata l'attenzione del direttore di gara. Si è rialzato il numero 15 Casale, rimane zoppicante, si riprende a giocare Luciani, il rilancio di Luciani, di testa Alvino, ci riprova l'Avellino, Caruso prova ad andare via, anticipato d'un soffio Alvino all'intervento provvidenziale di Mazzarani,
E calcio d'angolo per l'Avellino, che spinto dall'orgoglio prova ora a farsi pericoloso nuovamente e a rendere il punteggio meno pesante. Palla ricacciata da Tiberti, rimessa laterale per la formazione campana. Ecco l'Avellino, manovra Silvestri, palla indietro per Battaglia, di testa Canalicchio, Tiberti ancora, fallo su di lui, altra interruzione, altro calcio di punizione a beneficio degli ospiti. Lucci, lo scatto di Lucci, attaccato da Tergo, ha rischiato il giallo Tozza, punizione per la Ternana, Mazzarani tra i pochi a restare in campo rispetto agli schieramenti iniziali. L'altro Canalicchio, un altro dei superstiti, se così possiamo dire. Attacca l'Avellino, Caruso, il destro di Caruso, blocca Luciani sul primo palo. Ancora Ternana, ancora Luciani, Canalicchio, Lucci, Colarieti, Mazzarani, Colarieti, Lucci, ancora Lucci, Pagliarini. Aveva tentato di scodellare la sfera Pagliarini, attenta alla difesa erpina. Ancora Pagliarini a seminare Sparano, a disorientare il capitano biancoverde. Ora Calabrese. Mazzarani. Attacco di Tozza giudicato irregolare. Richiamo verbale del direttore di gara all'indirizzo del numero 18, gara correttissima quest'oggi a Prato La Serra, tant'è che il direttore di gara sinora non ha estratto nessun cartellino. Rimessa laterale per la formazione ospite, locale chiedo scusa, è pronto Battaglia. Appoggio sulla sinistra per Krivka, accelera Krivka, non lo molla Pagliarini che però gli fiera una spallata irregolare all'avversario, calcio di punizione per l'Avellino. Casale intercetta Colarieti, alza la testa Colarieti, si distende la Ternana, il pallone finisce sui piedi di Filipponi che prima scivola, dà l'impressione di perdere l'attimo giusto, poi nello stretto si gira in acrobazia di sinistro, chiama Pizzella ad un altro difficile intervento. Occasione gol per Filipponi, calcio d'angolo per la Ternana, è pronto Longhi a battere. Umbri vicini alla sesta marcatura, la battuta del calcio d'angolo di testa, stacca indisturbato il numero 14 Colarieti. Pizzella interviene, riscatta in qualche modo l'errore che ha causato, che ha dato origine al quarto gol della Ternana. Doppio intervento del portiere biancoverde che dimentica l'errato disimpegno in occasione del gol di Francescangeli che ha portato la Ternana sul 4-1. Ora appaiono le squadre comprensibilmente stanche. Ora Colarieti, Krivka, c'è fallo su Colarieti, non è d'accordo Bocchetti, che lascia trasparire il suo disappunto. Piazzato per gli Umbri. Potrebbe battere Francescangeli. In aria anche
Mazzarani, che si è posizionato all'altezza della lunetta. Attende il fischio del direttore di gara, sistema la barriera Pizzella. Qua si litigano il numero 11, Francescangeli, e Longhi. Ha battuto Longhi, conclusione innocua, facile la presa di Pizzella. Ora l'Avellino con Silvestri. Ancora Avellino, riparte la Ternana, Saraceno lotta, calcio d'angolo per gli Umbri. Match che non ha più nulla da dire ormai. Si attende solo il triplice fischio, palla in aria, provato, la volée, Canalicchio. Il gesto atletico tentato dal numero 5 Rosso Verde. Bocchetti. Girasole, Casale, 5-1 per la Ternana, il nostro cronometro è il 35esimo, 5 minuti più eventuale recupero alla fine di questa partita. Sbaglia Capitan Sparano, intercetta Colarieti, ora Mazzarani, Canalicchio, Colarieti. Portapalle numero 14. Ora Pagliarini. Tiberti fermato. C'è Pagliarini per la Ternana. Colarieti. Libero sulla sinistra. Francescangeli. Ci prova invece dalla distanza Colarieti. Palla abbondantemente al lato. Ora Krivka, Longhi, ancora Avellino, la Ternana però non molla, Mazzarani, lancio di Mazzarani, ha provato a farla scorrere Siragusa, ma lotta a battaglia. Calcio di punizione per l'Avellino. Sparano, diventato capitano dopo l'uscita di Barzaghi. Krivka, accede da Krivka, si porta nel cerchio di centrocampo. Bocchetti, Casale. Battaglia, Casale, ancora il numero 15 in azione, dai e vai dei biancoverdi, alla fine Tiberti sbaga la strada a Caruso. Rimessa laterale per l'Avellino, con le mani è pronto Battaglia. Rimessa errata che ha favorito gli avversari. Lucci, l'altro numero 20 Alvino, si riparte da Krivka, può accelerare Krivka, lo lascia andare Pagliarini, i dribbling di Krivka che entra in aria,
rimessa dal fondo per la Ternana. È finito il campo. Krivka non ha avuto più la possibilità di tentare qualcosa. Ha perso palla Longhi, opportunità per l'Avellino, Caruso l'uscita di Luciani, la sortita bassa dell'estremo difensore della Ternana, sullo scatto di Caruso. 5-1 per gli Umbri. Francescangeli. Lucci. Canalicchio. Viene fermato il numero 13 Tiberti. Calcio di punizione per la Ternana. Ecchio Canalicchio. Longhi. Anticipato, fallo commesso dagli avellinesi, altro piazzato per la Ternana. 39esimo, un minuto alla fine del secondo tempo, poi l'eventuale recupero concesso dal signor Miele, appartenente alla sezione di Nola. Due minuti di recupero, sotto misura fallisce clamorosamente Colarieti. Pizzella si salva distinto. Calcio d'angolo per la Ternana. Ha fallito una ghiottissima occasione da rete Colarieti. Ancora Ternana. La sfera che salza al campanile sul tentativo volante d'esterno sinistro di Canalicchio. Fallo commesso da Caruso sul numero 13 Tiberti. Calcio di punizione per la Ternana. Ora si spiegano Caruso e Tiberti. Saranno due minuti di recupero, quindi si giocherà sino all'82esimo. Bocchetti, Tiberti, Francescangeli. Superiorità ternana evidente sin dalle primissime battute di gioco. Successo ternano mai messo in discussione. La ripartenza ternana con Saraceno entra in aria. Siamo sul lato di destra, si distende Pizzella che viene anticipato da un suo stesso compagno. L'anticipo di Canalicchio, rimessa laterale per gli ospiti. Siamo in attesa del triplice fischio. Un'occhiata al cronometro da parte dell'arbitro. Ed eccolo qui, il triplice fischio che sancisce la fine delle ostilità tra Avellino e Ternana. Campionato nazionale Under 17, raggruppamento C, a Prato la Serra. La Ternana espugna il rettangolo di gioco irpino per 5-1 ai danni dell'Avellino. Mimmo Ascolese al commento, Alfonso Iannone alle telecamere. A risentirci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.